3-0, 2-7 diciamo controllati, no? Spaccati a metà del set, e invece il terzo insomma, insomma dentro questa partita avete provato diverse sensazioni. Era una partita che ovviamente il primo obiettivo era vincerla in casa, davanti al nostro pubblico. 2 set, partenza liscia, 16-11, 21-13, i 2-20, quindi assolutamente tranquilli. È ovvio che anche la, il nostro avversario ha perduto solito, poi visto che hanno perso facile 2 set, hanno iniziato a rischiare, assolutamente legittimo, sì, soprattutto perché in attacco iniziamo a prendersi i rischi, poi qualche imprecisione nel momento di loro difesa e contrattacco, soprattutto loro a 3, che dovevamo creare più opportunità per il nostro contrattacco, non siamo stati precisi, c'è stata una invasione, poi un'altra, le cose un po' strane, che non appartengono al nostro gioco, e da lì loro hanno creduto, poi Harry non aveva la palla da finire il set, lo stesso è uscito in contrattacco. Però queste sono delle situazioni di gioco, non sono preoccupato per niente che succedono, noi dobbiamo saper giocare anche solo, perché se non è anche quando gli altri giocano bene, anche quando gli altri fanno qualcosa di diverso rispetto al previsto, è giusto che la squadra sia abituata a soffrire, quindi il terzo set per me è molto positivo. Cosa si aspettava, cioè di cosa è veramente soddisfatto e invece cosa si aspettava forse qualcosa in più o se permette la prima di campionato, quindi... No, per il futuro dobbiamo migliorare il numero di fase contrattacco, sono le fondamentali in fase break più difficile da lavorare, da curare. Mi aspettavo una decisione buona perché non erano giocatori forti, infatti abbiamo avuto il 62% di recezione con, senza esco, 3 slash che erano proprio frutto di un po' di disattenzione, di un atto di molto forte soprattutto. Dobbiamo migliorare in tanti aspetti del nostro gioco. Però sono contento della prestazione di Giulio Savi, ovviamente tutti i reparti del gioco. Battuta è stato decisivo, ha fatto la differenza. 57% se non sbaglio delle volte non l'hanno ricevuto, ma il slash in posizione meno, questo è un percento altissimo. Con pochi errori lui lì fa differenza. Maxwell lo stesso ha una battuta molto forte, oggi ha sbagliato un po' di più perché non trovava la traiettoria giusta, però per il futuro ha avuto anche su questo punto. Tutto il resto me lo noto. Adesso la strada prossima abbiamo 2 partite con tutti i parti, quindi inizia a vivere in testa. Se posso andare avanti giovedì, insomma, già dentro fuori, insomma, c'è più adrenalina, c'è un altro avversario, insomma, più rispetto al Castellani, ma non è un'altra cosa. Non è una squadra completa, composta molto bene, ho visto la partita contro Milano, a Verona sono andato a vedere, non ho niente. Sono ordinati senza strafare, però mi sono piaciuti molto controllare il gioco e hanno dei giocatori interessanti. Noi questa partita arriva un po' presto per noi, non abbiamo avuto la possibilità di andare assieme al necessario, però non può essere scusa. Pochi giorni che rimangono dobbiamo andare. Mi sarei dato molto spazio a Magad nell'ultimo set, sei rimasto soddisfatto della sua prestazione? Sì, ma nel mio piano per partita dovevo dare spazio anche agli altri, però purtroppo il terzo set si è messo così che non volevo togliere i punti di riferimento di Bruno, che poteva girare male la partita, questo ho lasciato un po' di spazio a Martin, ma non tanto agli altri,
l'ultimo giro ho fatto anche entrare Rossi, però la stagione è lunga e in tante partite noi dobbiamo puntare su più giocatori, solo sul sistema. Questo è il motivo. Mi abbiamo già parlato di le emozioni che non ti scalfiscono più di tanto, però oggi entrare a Parapaglia come è stato, tra l'altro la prima volta, e quando ha annunciato il tuo nome, insomma, quando ci hai visto 4.000 persone in una partita contro Castellano. Mi è piaciuto soprattutto il coro, perché mi interessa che le persone mantengano le parole, non mi hanno dato la parola, l'hanno rispettato, quindi veramente questo mi ha fatto dare sensazioni importanti. Da allenatore però non posso durante le partite avere più di sentimenti e si sta parlando di due secondi di emozioni, poi devo stare molto lucido e molto concentrato sulla partita. È ovvio che per me è un onore e un piacere di entrare in un palazzetto così e essere ancora in mondo da voi, ma penso che è lo stesso per tutti gli allenatori al mondo, perché io sono fortunato, sono contento di essere qui. Posto? Grazie mille. Grazie. Noi dobbiamo solo sistemare i cavalli con due minuti loro. Sì, sì, beh, adesso. Rafa. Sì. Dove lo fai in giochino? Paglini prende un premio prima della partita e uno alla fine. Diciamo che è stato bello l'esordio. Innanzitutto volevo ricordare che è stata la mia prima vittoria qui al Palapanini, quindi è stato bello così. Poi giocare qui dentro con i tifosi che ti spiegano dall'inizio alla fine è qualcosa di fantastico. Speriamo di proseguire così e migliorarci. Vedervi da fuori con Bruno sembra dei due giocatori che giocano insieme da 3-4 anni, invece sono 3-4 settimane. Ma diciamo che è facile, perché comunque l'esodore così ci vuole tantissimo a prendere la giusta sintonia. È logico che in qualcosa dobbiamo migliorare, perché comunque non tutte le palle riescono perfettamente, però siamo solo all'inizio e ci sono tutti gli ingredienti per fare meglio. Cioè, delle emozioni delle pre-partite, le emozioni alla fine di questa partita? Diciamo che onestamente, prima di arrivare al Palapanini e giocare la prima in casa, l'emozione c'è. Logico che poi quando scendi in campo dura poco, perché comunque ti devi concentrare a quello che devi fare sul campo, e quindi è così, dura poco. Senti, oggi in battuta molto molto bene. Sì, diciamo che la stiamo allenando, comunque fortunatamente l'ho sempre ritenuto un mio punto di forza, speriamo di continuare così, di allenarla, perché per portarla avanti bisogna allenarla. Senti, fuori sembra ancora primavera e c'è la prima partita da dentro fuori, no? In settimana, quarta di Coppa Italia, dentro fuori ci vuole un altro approccio, come si avvicina a questa partita? Sì, hai detto bene, subito una partita molto importante dentro fuori, Coppa Italia. È una squadra diversa perché Castellana, abbiamo visto, è una squadra che ci ha messo tanta voglia, però comunque deve ancora lavorare molto. A fine del set abbiamo un po' calato l'attenzione noi, loro hanno permesso di tornare su. Con Verona sarà totalmente un'altra partita, perché Verona ha dei giocatori di alto livello e dovremo partire subito con il piede giusto. Grazie a te. Grazie. Adio. Si chiama Rossini, Salvatore, detto Totò. Ricordo che è nato a Forno. Avete già partiti? Vai, no, adesso. Vai. Allora, Totò, il migliore esordio possibile, no? Quello che vi aspettavate, un 3-0 in casa, la prima di campionato. Non so se ci aspettavamo un 3-0, perché comunque poi le partite tocca sempre giocarle. E penso che la dimostrazione poi si sia vista nel terzo set, dove abbiamo passato un po' la guardia e loro si hanno fatto sciupare davvero il parziale. Però siamo contenti perché abbiamo, penso, espresso un buon livello nei primi due set, anche se siamo all'inizio dell'anno, insomma anche il meccanismo si è iniziato ad oliare, e quindi di questo ne siamo felici. Siamo stati, penso, anche bravi a rimanere con la testa attaccata nel terzo set, dove magari poteva venire a bocchirci, invece siamo stati lì punto dopo punto fin quando li abbiamo sorpassati.
Noi non vogliamo sminuire nessuno, ma 4.000 persone per Modena Castellana al Palapanini, tu te l'aspettavi? Io avevo scommesso che c'erano 4.000 persone, insomma, con i nuovi, perché qualcuno diceva ma sarà gente, sarà gente, ragazzi, secondo me almeno a 4.000 ci arriviamo, quindi sono felicissimo che i modenesi e tutto il pubblico, insomma, della pallavolo di Modena Volley sia corso per la prima di campionato, perché comunque noi avevamo tanta voglia di rivedere il nostro pubblico e loro hanno dimostrato che hanno tanta voglia di rivedere noi. Adesso 4 giorni, poi c'è la prima finale, diciamo, importante di stagione, quarto di finale di Coppa Italia contro Verona, partita da dentro fuori per uno dei due obiettivi rimasti per la stagione. Sì, è una partita, come ho detto, tutto dentro fuori, dovremmo essere bravi, dovremmo sapere, sappiamo qual è il nostro obiettivo, quello di passare il turno, dovremmo essere bravi a sopportare anche qualche difficoltà che Verona potrà mettere in atto, però dobbiamo, insomma, stare con la testa nella nostra metà campo, e penso che dovrà essere così tutto l'anno con il avversario, quindi testa bassa, domani ci riposiamo un po', stacchiamo un attimo la spina e da martedì iniziamo a pensare a Verona. Posto? Ok. Grazie. Sono stato bravo. Sì, rapido. Andiamo in